compagnia di Daniele, della Sagra del Porcino e della Pianina di Castelfranco di Sotto, esatto. Un evento relativamente giovane, sì. Che però è il quinto anno. È il quinto anno, però mi sembra che abbia già un successo. Un bel successo, sì. Non da poco, insomma. Sì, sì. Quindi quali sono i punti di forza della Sagra? Qual è il punti di forza? Il nostro vitello di Pianina, che abbiamo qui, la fattoria del Francioni, che quindi tutti gli anni si prende un vitello da lui, cioè abbiamo il roast beef di Pianina, hamburger di Pianina e il nostro ragù, che è una cosa molto bella da vedere, molto gustosa. E quindi questi sono i punti di forza proprio della nostra Sagra. Dopodiché, abbiamo un'attenzione ai prodotti. Certo, abbiamo un'attenzione ai prodotti Pianina, molto, sì. Molto particolare, nel senso che abbiamo trovato per le bistecche, che sono di Manzo e non sono di Pianina, abbiamo trovato un fornitore molto buono e quindi ci dà della carne buonissima, le salsicce, le rostinciane vengono tutte lì. E poi funghi che sono una forza, specialmente il fungo fritto e le nostre tagliatelle, soprattutto le nostre tagliatelle che sono una cosa molto particolare, con la nostra salsa di porcini che qui vedete appunto appena fatta e niente. Il fungo fritto, che è una cosa che va tantissima, il nostro roast beef è sempre con funghi porcini e scali di parmigiano, che è un piatto che va moltissimo e molto forte. Quindi abbiamo detto i piatti principali, qualcuno l'abbiamo già citato, tagliatelle, sì. Ma non tagliatelle solo. abbiamo i nostri tortelli che anche questi vengono qui, cioè, sempre nelle nostre zone, un pastificio e tortelli freschi di ricotta e spinaci, sono molto buoni. Quelli si vengono fatti al ragù di Pianina. Quindi i sughi sono tre in tutto? I sughi sono tre, c'è la boscaiola, il ragù di Pianina e questo sugo a porcini. Poi i secondi, quindi bistecca. Secondi, bistecca, rosticciana, salsiccia. La bistecca la facciamo in tre maniere. Una normale, cioè bistecca solo di manzo, poi dopo abbiamo la bistecca con funghi a fette e la bistecca con la cappella del porcino, che sono tutte buonissime. E poi contorni, fungo fritto. Contorni, fungo fritto e patatine, che ne va, è una cosa. E fagioli, anche dei fagioli, sì. Fagioli conditi con olio di San Miniato. Con l'olio San Miniatese nuovo. Anche questo, sì, della zona. Della zona, sì, infatti. Di San Miniato, quindi qui vicino. Infatti, vicinissimo. Oltre alla Sagra ci sono anche altri eventi, domenica prossima. Sì, domenica prossima ci sarà un mercato straordinario che viene fatto, il Castelfranco viene fatto il lunedì, però in questa occasione della nostra Sagra ci permettono di farlo anche la domenica e quindi è un bel evento perché ci saranno tantissime persone anche qui da noi. Poi hanno organizzato degli altri eventi per i bambini e quindi comunque tutte tante cose molto belle. Evento principale, quindi domenica 29 ottobre a Castelfranco, giornata di Sagra e di mercato straordinario. E di divertimento per i bambini. Sì. La Sagra tenerà comunque fino al 5 novembre, e quindi questo è il secondo weekend e abbiamo altri due weekend molto belli, intensi, se almeno per chiudere questo quinto anno. Sì, speriamo sempre tutto bene. Sì. Bene, allora grazie delle informazioni. Noi torneremo a provare le vostre specialità come già abbiamo fatto qualche anno fa. Benissimo. Complimenti a te. Noi vi faremo un buon pranzo, una buona cena. Grazie a voi. Grazie. Grazie.